朝日が昇りました。La mamma sta in cucina. Ma qui non siamo in officina, non c'è la cucina. La mamma sta in cucina, chiaro? Ah. In cucina. E gira nella scodella. E gira nella scodella perché prepara una torta. Per questo le serve... Farina, latte e zucchero. Farina, latte e zucchero. Ripeti tutta la frase, sciocco. Ripeti tutta la frase, sciocco. No, la mamma. Ah, farina, latte e mamma. Vieni con me oggi, Heidi. No, non posso. Guarda come nevica di nuovo. Già. Tu cosa ne dici? Pensi che smetterà di nevicare prima o poi? Sai, mi è venuta un'idea. Quale? Vieni a casa nostra a riscaldarti un po'. È la prima volta che finalmente hai un'idea buona. Questo. Va bene, grazie. Ai, 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 ai. Non smetterà più oggi. Senti, ma non credi che la nonna ti stia aspettando? Non è per mandarti via, ma dovresti proprio andare. Cosa? Ma sta ancora nevicando. Se non corro subito rimarrò bloccato. Un attimo solo e poi te ne vai. Perché? Devo chiederti la gentilezza di portare una lettera a tua nonna. Da parte di chi? Da parte mia, dici se no. Ho un dubbio, tu mi sai dire se tempesta si scrive con la M o con la N? Ma se non lo sai tu, come pretendi che possa saperlo io? Perché non provi a pensarci un po' su? Può darsi che ti venga in mente. Meglio di no. Promettimi che non dimenticherai di consegnare la lettera. Sì, gliela darò, ma certo. Arrivederci, a domani. Buon ritorno a casa. Arrivederci. Accidenti, quanta neve. Troppa. Ce l'ho fatta! Peter! Non ce la faccio più. È tutto il giorno che nevica. È venuta anche Heidi? Ma certo che no. Come potevo portarla qui? Nevica troppo. Ci sono metri di neve. Eh sì, è giusto. Se nevica tanto come dici, può essere pericoloso. Ah, devo darti una cosa. Una lettera per te, nonna. Dalla scuola? No, da Heidi. Tieni. Eccola. Oh, questa Heidi, come se non sapesse che io non posso leggerla. Già, di questo ce ne eravamo dimenticati tutti e due. Io non sono mai andata a scuola. Dovrai leggerla tu. Forse non c'è scritto niente. Ma è impossibile, per forza deve esserci scritto qualche cosa. Altrimenti perché Heidi me l'avrebbe mandata? Beh, sì, anche questo è vero. Cara nonna, oggi volevo venire, ma nevicava tanto, purtroppo. Che peccato. Appena smette la tempesta verrò a trovarti. Quel che è promesso è promesso. Che razza di calligrafia è questa? Promesso e va mantenuto. Io sarei venuta volentieri oggi, ma sai, la bufera di neve. Thank you.
Che c'è che mi guardi in quel modo? L'avevi dimenticato anche tu? Questo non c'entra niente. Tu sapevi benissimo che fatica è per me leggere. Questo mi fa rabbia. Non fare tante storie. Cosa vuoi che sia? Ma non ti rendi conto di come scrivi? D'accordo, lo so anch'io che la mia calligrafia non è bella, ma penso che una volta tanto potresti fare un piacere alla tua nonna cieca senza tante storie, non ti pare? Sì. Allora hai finito? Hai detto a Peter tutto quello che pensavi di lui? Sì. Anch'io ho buttato fuori tutto quello che pensavo. Puoi anche scrivere un'altra lettera, ma almeno scrivine una breve, con due frasi, in modo che io possa facilmente impararle a memoria. Credo di sapere cosa bisogna fare con te. Ti daremo quel grosso libro di favole di Heidi per imparare a leggere. Il libro delle favole di Heidi? Mai! Io ho imparato a leggere su quello, è stato facilissimo. Sì, ma scusate, dimenticavo, ora devo andare. Ma via, Peter, non dire sciocchezze, vieni di là con me, su. Con questo spavento ti ci vuole un po' di formaggio caldo. Allora dai, vieni, Peter. Sì, ma solo se lasci quel libro nell'armadio. Ignorante. Allora che fai? Giochiamo o non giochiamo? Giochiamo. A te, cosa aspetti? Dormiglione, quello è il mio legnetto. Ah, sì. Su, smettiamo, lasciamo stare. Non ti va più di giocare? A me sì, ma a te no. Tu non fai altro che guardare quello che fa il nonno. Non sei affatto attento al gioco. Trovi tanto interessante quello che sto facendo? Non l'avevo mai visto fare. Ah, sì? Allora vieni. Provaci, vediamo se sei capace anche tu. Sì, posso provare davvero. Certo, se vuoi. Auguri. Sì, grazie. Nanno, che te ne pare? Non c'è male. Proprio bravo, Peter. L'ha fatto proprio bene, non è vero? Non abbastanza, ma è solo la prima volta. Ma sì, per un principiante va già molto bene. Sei davvero bravo. Lo credi tu? Certo. Ma solo se quest'anno vince chi arriva ultimo. Cosa vuol dire arrivare? Ci sarà una gara? Nessuna gara di corsa. Ci sarà di nuovo una gara di slitta, come tutti gli anni. Ah, sì, mi fa piacere. E volete vedere che il vincitore sarò io? Non è possibile. Ma cosa vi credete? Io con la slitta ci so fare molto bene. Chiedetelo a Peter, sì, chiedeteglielo pure. Ma che cosa hanno? Perché ridono tanto? Ho detto forse qualcosa che non va. Le ragazze non possono partecipare, è solo per i maschi. E vi lasciate mettere sotto così? Buongiorno. Sai, ci sarà una gara di slitta. C'è ogni anno, perché? Lo so, ma quest'anno è un anno speciale. Per la prima volta vi parteciperà anche una ragazza. E chi sarà? Ma sarò io, è chiaro. Stai dando i numeri. Questo lo vedremo. Noi corriamo sempre insieme. Ma che cosa dici se non correrò nemmeno io? Perché? Se non posso andarci io, va
facci almeno tu. No, non posso, e adesso stai zitta. Certo, e vincerai anche. Se non partecipo non posso vincere. Perché? Non ti capisco, sei molto bravo in slitta. E con quale slitta? Feta! Credi che si possa partecipare ad una gara con una scatola come questa? Allora ci dobbiamo procurare un'altra slitta se questa qui non va bene. Già. Che cosa credi? Che a me faccia piacere andare in giro con questa vecchia trappola? Quelle sì che sono slitte. Mi piacerebbe tanto poterli battere, quelli. Ehi, Peppa! Il nano ha abbastanza legna per una slitta. E con questo non può certo darla a me, a lui serve per fare i giocattoli. Come fai a saperlo se ancora non gliel'hai chiesto? Credi che me la darebbe? Perché no? Sono sicurissima che ci darà la legna. Solo che dovrai aiutarlo a costruirla, lui ha da fare. Non è mica facile. Ma va, tu la sai fare. Vieni, chiediamoglielo. Sì, le ho già fatte altre volte. Già, però dovresti vedere che forza sono le altre slitte. Sono velocissime. Quindi non ci resta che costruire una slitta ancora più veloce di quelle. Evviva! Sì. Avevi ragione. Ma un momento, potete avere il legno a una condizione. Petar dovrà farsi la slitta da solo. Sì, vedrai che ti aiuterà. Che altro mi serve? Benissimo. Heidi e Peter si misero con entusiasmo a costruire la slitta. Segavano e martellavano e non si staccavano mai di immaginare come Peter, nonostante la sua slitta fatta in casa, sarebbe arrivato per primo a tagliare il traguardo. Il nonno sorvegliava il lavoro. Ogni tanto dava dei buoni consigli, ma era soltanto questo l'aiuto che poteva dare per la costruzione della slitta. Peter poteva essere orgoglioso del proprio lavoro, era veramente molto bravo. E allora la volpe ti sia loca. A proposito, credo che sarebbe contenta la volpe se anche Peta volesse ascoltarla, eh? Peta! Sì? Che ne diresti di stare un poco più attento, no? Ma io sono stato attento, davvero. Non dire anche bugie. Adesso proseguiamo. Dunque, la volpe disse a loca... Ah, proseguiremo domani, eh? Finalmente! Prendi la tua roba e andiamo, ce ne hai? Sì! Ancora oggi pomeriggio, poi sarà finita! Ehi, Peter! Sì? È vero che quest'anno vuoi partecipare alla gara? Chi te l'ha detto? Ho sentito che il vecchio dell'Alpe ti sta costruendo una slitta. Ah, l'hai sentito dire? Sarà senz'altro molto buona, il vecchio dell'Alpe se ne intende. Lo fa solo per far piacere ad Heidi, non è così? Se proprio lo vuoi sapere, lui non fa un bel niente. Sono io che la faccio. Sì, e non riuscirete ad immaginare com'è bravo. Tanto non ci crediamo, no? E non darti tante arie. Cosa? E chi è che si dà? Chi altro? Non è per niente facile costruire una slitta, non lo sai? Il Peter non è affatto capace, ci scommettiamo Peter, se vuoi. Peter non è svelto, lo sanno tutti in paese. E allora tutti sanno che tu sei uno scemo, ecco! Ma perché ti ci scaldi tanto? Vieni, Heidi, non perdere tempo con questi. Prima dicono un sacco di bugie e poi scappano. E va bene, se proprio non volete crederci, venite con noi e lo chiedete al nonno che costruisce la slitta. Chiederlo al vecchio? Beh, certo, siete troppo vigliacchi, lo immaginate. Vigliacchi? Ma che si deve sentire? Venite. Purtroppo io devo andare a casa, non posso arrivare tardi a pranzo. Nonno, siamo tornati! È già finita la scuola? Ho portato un paio di compagni di classe. Vogliono chiederti assolutamente una cosa che loro non riescono a credere. Sì, beh, che cosa aspettate? Cosa c'è? Lo sappiamo che... Perché sì, loro hanno detto sì, proprio per questo. Sbaglio, siete tutti balbuzienti. Il pranzo si raffredda, arrivederci. Anche il mio, è vero. Allora facciamo presto, andiamocene. E adesso spiegatemi questa storia. Quelli non volevano crederci che è Peter a costruirsi la slitta per la gara e non tu. E allora gli ho detto di venirtelo a chiedere. Ma perché all'improvviso sono scappati? Ma chi lo sa, certe volte voi bambini vi comportate così stranamente. Comunque, la vostra slitta vi sta aspettando. Beh, già! Eccola, eccola qua! Ecco, evviva! Yuhu! Entra presto, è finita! Fammi vedere. Molto bene, Peter. Eccellente.
vediamo un po'. Ma non è abbastanza bella? Ma sì, va benissimo. Devo solo ritoccarla leggermente in qualche punto. No, lasciala stare. Deve rimanere così, in modo che tutti possano credere che l'ha fatta Peta, non ti pare? Sì, come vuoi. Grazie. Vieni, usciamo e vediamo subito come funziona. Heidi, mi stai a guardare? Ma certo, sono qui per questo. Allora via. Sì, è davvero più veloce delle altre. Levati. Pista. Smettila, scendi giù per il monte, voglio vedere come sei veloce. Levati, non riesco a manovrare la slitta. All'improvviso ha cominciato ad andarsene per conto suo. Ah, sì. Forse ho sbagliato qualcosa. Peccato. E se non ce la farei ad aggiustarla, come possiamo fare, Peta? Niente paura, ce la farò, non è difficile. Speriamo, meglio che ti fai aiutare. Non ci penso nemmeno. Davvero, Heidi, è facilissimo, credimi. Come fai a saperlo se non sai nemmeno dove hai sbagliato? C'è un lato che è più alto dell'altro. Ma... Eccoci di nuovo. Allora, com'è andata la prima corsa con la slitta? Male. Oh. Ma come? Non è abbastanza veloce? Forse solo quello. Non va nemmeno diritta, va per conto suo. Oh, peccato. Heidi, non fare quella faccia delusa. Peter è bravissimo e vedrai che riuscirà ad aggiustare la sua slitta. Non credo. Sta piallando troppo, secondo me. No, andrà tutto bene, vedrai. Peter, nonno sta dicendo che ce la farai. Speriamo che vada tutto bene. Oh, e se poi si fa male? Ecco che comincia. Pronti? Thank you.
Abbiamo vinto! Nonno, abbiamo vinto! La slitta ha tenuto, è arrivata fin giù al traguardo. Ah, allora tanti auguri, Petra. Sì, è andato abbastanza bene. Non è ancora più bello visto che ti sei fatto la slitta da solo? Purtroppo ce n'è stato un altro che è arrivato insieme a lui. Due vincitori allora. Ma è lo stesso un gran bel successo del quale puoi andare fiero, giovanotto. Sei contento? Sì, scoppio dalla gioia. Voglio sperare che tu non lo faccia ora. Diventerai un bravo falegname piuttosto. Sì, però... può darsi. Mi piacerebbe tanto. Perché non impari dal nonno allora? Sì. Bene. Ti insegnerò, ma soltanto dopo la scuola, ricordati. Al posto della scuola, no. Ti piacerebbe, vero? Adesso corri dalla nonna a dirle che hai vinto e ricordati di salutarmela. Arrivederci e tante, tante grazie, nonno. Hai detto proprio nonno? Sì, certo! L'inverno stava ormai per finire e Heidi, insieme con Nebbia, andava scoprendo i primi segni che annunciavano l'arrivo della primavera. Salutava con gioia ogni fiore e presto lei e il nonno sarebbero potuti tornare alla baita sulla montagna. Era ancora freddo e c'era sempre la neve alta, però quassù Heidi si sentiva bene come in nessun altro posto. E qui, per la prima volta dopo tanto tempo, giunse un'altra lettera di Clara da Francoforte. Nella lettera Clara diceva che non desiderava altro che di venire a trovare Heidi e Peter. Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.